Benvenuti a tutte e tutti gli studenti presenti qua nell'aula e anche a quelli che ci seguono in collegamento streaming per questo pomeriggio, questo tempo che abbiamo voluto riportare in presenza per presentare l'offerta formativa del Dipartimento di Chimica sulle lauree magistrali. Siamo contenti di rivedere numerosi studenti e studentesse presenti in aula, questo ci conforta molto e speriamo che sia il primo di una serie di eventi in cui ci troviamo di nuovo non solo a lezione ma in altre occasioni insieme come comunità universitaria. La comunità universitaria è fatta sicuramente dai docenti e dai ricercatori di questo dipartimento, che sono così anche felici e orgogliosi di presentarvi le proposte della nostra offerta formativa. Sicuramente la comunità è fatta da voi studenti e studentesse e quindi insomma è bello essere qua insieme. L'idea organizzativa di questo incontro è la seguente: a parte questo brevissimo saluto che vi porto io da parte della direttrice del Dipartimento, la professoressa Operti, che oggi è in missione, quindi non è potuta intervenire. Avremo poi le presentazioni di tutti i corsi di laurea magistrale di cui il nostro Dipartimento è capofila o Dipartimento di riferimento. In questa slide e sono riassunte tutte le offerte, tutte le proposte di corsi di laurea magistrale che il nostro Dipartimento in qualche modo sostiene e organizza. Nelle prime tre righe trovate i corsi di laurea magistrale di cui il nostro Dipartimento è capofila, quindi in qualche misura si prende l'incarico di gestirli in maniera più consistente, ovviamente con il contributo anche di colleghi di altre discipline. E poi anche oggi vi verranno presentati due altri possibili percorsi di studio, che sono due lauree magistrali, di cui il primo è Dipartimento Capofila e il Dipartimento di Biologia dei Sistemi e Scienze della Vita, e il secondo del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, a cui il Dipartimento di Chimica partecipa come dipartimento di riferimento. Cosa vuol dire? La differenza fra le due categorie è semplicemente che in un caso l'apporto dei docenti di chimica è superiore al 50%, negli altri due casi è leggermente inferiore. Quindi sono dei percorsi di studi un po' più interdisciplinari, ma che coinvolgono sicuramente delle competenze, delle conoscenze sempre chimiche. Vedete che in questo panorama piuttosto ricco e variegato abbiamo anche una differenza nelle classi di laurea delle varie proposte. Questo proprio a rappresentare la varietà e molteplicità delle linee di ricerca dei docenti del nostro dipartimento, che sono numerose, ampie e variegate, e che ci consentono quindi di avere sostanzialmente qualcosa da dire in diversi ambiti e di proporre un'offerta didattica di altissimo livello su ambiti differenti. Non voglio prendere troppo tempo perché, come vi dicevo, adesso ciascuno di questi corsi di laurea verrà brevemente presentato. Avremo i presidenti dei corsi di laurea che illustreranno in 5 minuti ciascuno tutte le varie proposte. Quindi l'idea organizzativa è la seguente: carrellata delle proposte, dopodiché spazio per le domande vostre, se vorrete porne.
Domande di carattere generale a cui potremmo rispondere tutti quanti, domande più specifiche, magari di interesse su una particolare proposta, i presidenti dei corsi di studio saranno a vostra disposizione anche per rispondere a queste domande. Anche chi fosse collegato online e volesse porre poi delle domande lo potrà fare in chat, ma sempre alla fine della carrellata. Dico solo più due parole sul blocco, delle lauree magistrali che fanno parte della seconda e terza riga, quindi chimica dell'ambiente, chimica clinica forense dello sport, chimica e chimica industriale, perché la modalità di accesso a questi corsi di laurea è comune, mentre gli altri si distinguono, e quindi lascerò a ciascun presidente di specificare le modalità di accesso. Per le quattro lauree chimiche, diciamo così, le modalità di accesso sono accesso diretto per tutti gli studenti laureati triennali nelle classi L27 e 21 del precedente decreto ministeriale, che abbiano conseguito una votazione almeno pari a 94. Gli studenti che non hanno conseguito una votazione almeno pari a 94 viene richiesto di superare un test di accesso che si ripete, come vedete, 4 volte. La prima data sarà in luglio, poi ottobre, novembre e dicembre. Sulla destra vedete le date del test, che è un test che si svolge online sulla piattaforma Moodle, che contiene 30 domande ha un tempo per essere completato di 40 minuti, e come per tutti gli esami di universitari, la soglia per superare il test è 18 trentesimi. Nella tabella sulla sinistra vedete le finestre per iscriversi ai test corrispondenti. Queste informazioni non sono ancora state pubblicate sui siti, ma verranno pubblicate se non oggi, domani, insomma in tempo molto breve, quindi non c'è bisogno insomma di segnarsi nulla. Trovate tutte le informazioni sui siti dei corsi di laurea, che vi invito a visitare, anche se sono un po' macchinosi, però sicuramente tutte le informazioni utili e necessarie o le curiosità che avete le potete trovare.